Allora, parla, dovevamo parlare con i sogni di un ragazzo, le situazioni di lui e lei. Devo modificare però il comando del Poggen. Modifico solo sto comando al volo perché adesso login with Twitch. Arrivo subito. Oh, ah, ecco, mi sembrava. Cloudbot, ma smettila. Miau, Morgana. Poggen, Poggen. Domenica 11, 18 e 25 febbraio su Tecchenotto. Ok. E questo, ragazzi, sarà il Poggen più grosso del mondo. Dov'è? Timer Poggen, eccolo qua. Voilà, conferma. Perfetto. 11, 18, 25 sulla ruota di Milano. Quanta gente ci sarà? 24 partecipanti. E avremo modo di parlarvene per bene. Natsuhara è un po' l'eroina senza macchie della storia di Toshiro, eh? Di sicuro non avrei avuto la volontà di combattere se avessi dovuto affrontare tutto da sola. Sì. Il modo in cui si è fatto avanti per i propri ideali è incredibile. Deve essere fatta d'acciaio, tipo. Allora, lei adesso dov'è? Questo non lo so. Non ci parliamo da moltissimo tempo. È che se ricordo quello che Natsuhara sognava di fare, proprio perché lei si addiceva così tanto. Ah, oh, sì? E che cos'era? Flashback. Ehi, Toshiro, per quanto riguarda i tuoi sogni per il futuro, prima vuoi diventare membro della dieta e poi alla fine primo ministro, giusto? Questa sì che è una domanda a bruciapelo. Non chiamerei sogno una cosa così inverosimile. È solo uno scenario su cui mi piace fantasticare ogni tanto. Quindi un sogno. Cosa? E perché no? Un sogno può essere letteralmente qualsiasi cosa. E comunque non puoi sapere se è fattibile o no finché non ci provi, giusto? Di sicuro hai il coraggio per farlo, quindi sarebbe un peccato non provarci almeno. Immaginavo l'avresti detto, ma non fraintendermi. Non ho mai detto che non ci avrei provato. Anche solo all'interno di questa scuola sono in molti a lottare contro l'ingiustizia e l'incertezza. E immagino che tanta altra gente soffra allo stesso modo in tutto il mondo. Voglio diventare un leader capace di sostenere queste persone, qualcuno che cammini al loro fianco. Al momento sono solo un ragazzino senza conoscenze né esperienza. Senpai, che succede? Vedo che hai riflettuto un bel po'. Questo si chiama sogno, Toshiro. Dovresti essere più sincero con te stesso. Beh, non c'era bisogno di fare così! Stavo facendo un discorso serio! È meraviglioso, comunque. Ed è una cosa che hai deciso da solo, non è così? Io credo in te e nel tuo sogno. Non dimenticarlo, ok? Grazie. Hai detto anche di non avere esperienze e conoscenze, ma non è solo questo. Ti serve anche più tenacia e coraggio. Beh, non posso darti torto, purché non ti aspetti che io possa competere con la tua forza da cinghiale. E tu invece, senpai? Hai deciso cosa fare del tuo futuro? È vero che mi diplomerò prima di te, quindi sì, ho un percorso in mente, ma non sono ancora pronta a rivelarlo. Non è giusto, sei stata tu la prima a chiedermelo. Hai ragione. Immagino di potertelo dire. Io voglio diventare una giornalista. Coerente? Calzante? Voglio girare il mondo, vedere quante più cose possibili con i miei occhi e parlare con gente di ogni tipo. Scriverò di tutto ciò che vedo. Voglio che le persone sappiano quello che so io e che si interroghino sulle cose. Se riuscissi a condividere con il mondo i pensieri e i sentimenti di qualcuno, forse innescherei un cambiamento. Capisco. Beh, direi che ti si addice molto. È un obiettivo perfetto per una persona tenace e determinata come te. Lo credi davvero? Assolutamente. Dovresti avere più fiducia in te stessa. È sicuramente qualcosa che io non sarei in grado di fare. Really? Voleva essere un complimento. Ma se lo dici tu, immagino possa essere vero.
Dopotutto ora siamo compagni di lotta. Sì, potremmo metterla così. A proposito, quando diventerai primo ministro, lascia che sia io la prima a intervistarti, chiaro? Eh? Beh, ma non so nemmeno se riuscirò davvero a diventare... Non per forza primo ministro, quando ne avrai bisogno dopo aver scelto col tuo cuore il cammino da seguire, non importa dove sarò, correrò sempre ad aiutarti. Anni 70, Nicola. Una giornalista, eh? Chissà se in questo momento sta facendo un reportage da qualche parte nel mondo. Secondo me è morta Makoto, sepolta sotto metri di terra. Cadavere, cibo per i vermi. È morta. Scusate. Anche se avete preso strade diverse per inseguire i vostri sogni, i vostri percorsi potrebbero incrociarsi ancora. Me la vedo proprio una Tsuhara che spunta fuori dal nulla un giorno. E come? Tipo un'intervista d'assalto a sorpresa. Hm? Qualcosa non va, Toshiro? No, non è niente. Sarà perché l'avevo dimenticata per tutto questo tempo, ma... Ora che ricordo, le emozioni mi travolgono. Toshiro, credo di aver ricordato a sufficienza. Dobbiamo proseguire, la mia determinazione è più forte che mai. Ricevuto. Dirigiamoci verso la nostra prossima destinazione, Danny. Anche voi, amici da casa? Io ho ricevuto 3 PK. Ciao, Dexy. Prep. Abilità, vediamo se qualcuno ha abilità nuove da poter prendere. Beh, Ryuji con 33 punti. Possiamo prendere... Tu hai preso Zio Dine. Ah, dobbiamo sbloccare Mazio... 20-25. Aggiorna Automataru. Ma se togliamo folgorazione e facciamo bam bam... No, non questa, scusami. Attacca tutte le unità in linea retta. Bam bam. Questa abilità è bloccata. Ah, è bloccata narrativamente, ok. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' forse per poterla sbloccare. Allora, tu hai preso Zio Dine, Mazionga, Mazio Dine, direi. Così, raggio più ampio. Mentre invece Aru, Mapsio Dine, Yusuke, Mabufula, Futaba. Possiamo prendere possibilità di riprendere SP degli altri mentre aumenta la tensione. Questo. In realtà non avremo mai praticamente bisogno di SP. Cioè io per ora gli SP non ho mai finito una partita senza gli SP. Sì, sicuramente prima voglio finire tattica Gianfranco, ma comunque mi voglio prendere il mio tempo prima di portare reload. Aumenta Eia. Maya Gown, infezioni presenti in un'area media, infezioni di ispirazione. Un caricativo mentre la portata degli attacchi a distanza di una casella. Ma io direi di prendere questo. Questo cos'è? Se gli HP scendono nei pezzi nella parte non ti danno. Concatenazione. Concatenazione però non la sto usando tantissimo come abilità. Morgana. Qui stiamo a posto. Magarula, Magarudain. Andiamo Magarudain, via. N... Maragidain. Io tornerei a Gilao. Mettiamo Maragidain. Diciamo così. A dire di farlo con tutti. Non ne abbiamo abbastanza. Però qui cosa c'era? Eiga. Maheia. Maeiga. PC insufficienti. Va bene, per ora te lo teniamo. Morgana. Dai, abbiamo già fatto sto scherzo. Con caricato mentre portare l'abilità di attacco di una casella. Ryuji. PC insufficienti. PC insufficienti.
Noi quanti ne abbiamo? Attuali 18. Vabbè, diamogli Zionga per ora, poi lo cambieremo. Va bene. Non abbiamo missioni, vero? Nessuna missione secondaria, andiamo a vedere la svelluto. Ciao Lavenza! Ciao Brodino. Allora, Regis. No, non voglio le spiegazioni, Lavenza. Estra, nessuno. Ok. Fondi. Fondi per risultato, grazie. Melchizedek. Ah, mi sa che abbiamo già fuso tutte cose. Fondi due persone, infatti ne abbiamo relativamente pochi. Potestà o conisci da Dakini, che però abbiamo già. Vabbè, per ora la teniamo così. Missioni precedenti hanno tutte 3 stelle? Sì, Chiara. Sì, infatti se andiamo a vedere qui, vediamo missioni. Sono tutte concluse. Completate. Imbarazzante segreto di Toshiro. Dettagli. Queste sono le missioni. Le missioni secondarie. Dov'è che posso rigiocare le missioni se voglio? Boh, vabbè. Ho visto in una live di Tekken che hai fatto dicevi di usare l'hitbox. Posso chiederti che hitbox stai usando essendo la PS5 non compatibile stando al sito ufficiale Blitz? Io uso uno Slimbox di Save Your Games. Sono dei ragazzi italiani che utilizzano come motherboard delle Brook. E le Brook sono compatibili con PS5. Beyrex, grazie per l'11esimo, bentornato. Fatto la squadra per il Fanta Sanremo? Non mi frega un cazzo di Sanremo. Ritrovo. Ah, rigioca, che pirro, c'è scritto grosso in come una casa. Fatto. Cambia regno. Fatto. Tutto a 3. Fatto. Tutte a 3 le ho fatte. Tutte complete. Da 21. La prima del mondo di Marie. Ah, è vero. Ah, cazzo, è vero. Che siamo arrivati tardi. Scegli la squadra. Via Morgana. Dentro N. Obiettivi. Completa entro 17. Sconfiggi. Va bene. Let's go. Penso che abbia capito perché loro non riescono a fare il collegamento. Eri Natsuhara, Erina. Essendo giapponese loro leggono prima il cognome, quindi leggono Natsuhara, Eri. Ah, certo. Certo, sensato. Persona. Antialterazione. Ah, vabbè, niente. Ciao, sniper. Right on top.
Troppo Ryuji è lento in culo. Miau. Miau, Morgana. Allora, con lui posso triggerare il one more. Però l'ideale sarebbe farlo con... Però muore così. Boh, non... Vabbè, faremo Maragidine. Andiamo con la bimba del caffè. Azucena. Sì, va bene. Quando finisco Persona 5 Tactica, sì. Ok. Agi. Come saltano i bastardi. Zionga. Troppo. Ma Zedine? Troppo. Poni invece... Indecisissimo se iniziare Persona Tattica o Persona 3. Secondo me Persona 3. E con la tensione possiamo ottenere un altro crit, ma ce lo teniamo per dopo. Io direi che con lui ci piazziamo qua. Ma ega. Facciamo così, spariamo a sti cosi. Pensi che Persona 3 Road potrà dare una nuova prospettiva rispetto al titolo originale? Oddio, nuova prospettiva? Non lo so. Però, di certo, nuova linfa vitale? Assolutamente sì. Sniper! Grazie mille, bentornato. Ci metteremo un po'. Sì, lo so, David. Buono. Perché se noi con lui andiamo... No, non possiamo arrivare lì. Dobbiamo... Noi spareremo a lui. Con N ci mettiamo in marcia. Con lui arretriamo. Facciamo Maega. Eiga.
Turno 6. Blitzkrieg. Crit. Questo vuol dire che possiamo muoverlo di nuovo e farlo andare di qua. Con Danny possiamo venire qua, crittare lui. Con N un pelo più a sinistra. Ah, non possiamo. Dobbiamo per forza fare così. Però arriviamo alle spalle di sto stronzo. Vuol dire che con N ci piazziamo qui. Con Ryuji va bene qui. Va bene. Loro non si muovono. E con voi basta. Turno 9. Sì, ce la dovremmo fare. Se non compaiono altri nemici. Sapete che forse l'Atlas metterebbe Nanako Dojima in Persona 5X? Anziché che maneggia il ferro in faccia a fidanzato della piccola innocente Nanako, con lei che dice come c'è il papà, mettilo giù. Non lo so, non sono particolarmente interessato agli sviluppi di Persona 5X personalmente. L'ennesimo gacha proprio non... Non lo so, non fa per me. Già sono sotto con Street Fighter Duel. Mi basta. Svelluto. Personalmente io Reload lo sto adorando. Il nuovo cast sta iniziando a piacermi pure a Kiko, che era quello che mi stonava di più col passare del tempo. Mi sta conquistando e adoro il nuovo aggiunto. Aggiungo che pure è riuscito a conquistare un mio amico che non è mai stato fan della serie. Per me è difficile. È difficile dire di no, dire ciao ciao a... A cosa? A Liam. Now then, make your decision. Trombettiere, ancora due livelli. Ciao Tucano, molto caruccio Persona 5 Tactica. I should write that down. Missione.